Ma guardi, estremamente limitati, non è che con la terza dose aumenta il rischio di complicazioni. Guardi, io penso che e guardi, non sono nemmeno d'accordo che ci sia tanto disaccordo sulla terza dose, perché guardi, se c'è una cosa, in questo momento finalmente ci sono a disposizione una messe di dati che non c'era mai stata prima. In Israele sono stati vaccinati 3 Punto. milioni e mezzo con la terza Clara, perché non la dose e ha facciamo? ripristinato completamente il livello di protezione. Uno studio E di allora, ma nuovo. perché il ministro Speranza e il governo Draghi allora È non il comitato accelerano e non scientifico. annunciano che bisogna fare Vabbè, è tutti i sempre il vaccini? comitato Dicono su curcio, dobbiamo scientifico fare deve tutti, prendere i suoi tempi appunto. per digerire queste cose, che posso dire. Però, o perlomeno deve prendere i suoi tempi anche forse per prendere una decisione, ma magari dipende dalle scorte che c'hanno, ma che ne so, chiaramente, però guardi, i dati sono incontrovertibili e si parla di milioni di casi. I dati che dimostrano che il vaccino dopo 6 mesi diminuisce per la protezione dal 95 al 40% sono basati su 4 milioni e mezzo di persone seguite. Cioè, non c'è da discutere su queste cose. Tra le altre cose pubblicate su Lancet, migliore rivista scientifico-epidemiologica del mondo, voglio dire. Berlino, sentivo che voleva intervenire, poi Silvia Borrelli. No, volevo dire una cosa, che secondo me c'è un dato però che forse anche il professor Crisanti ci può confermare, così siamo tutti d'accordo almeno su una cosa e quindi viviamo tutti un po' più sereni, dato che giustamente il presidente di Federalberghi vorrebbe avere un po' di quiete per far ripartire l'economia e il paese, e cioè l'Istituto Superiore di Sanità ci dice che i vaccinati non finiscono, non si ammalano gravemente, non finiscono in terapia intensiva e non muoiono. Quindi vuol dire che il contagio continua, ma che la malattia e la malattia grave sostanzialmente sono già, insomma, sconfitti. Questo è Diminuiti di un sicuro, tema, perché questo è se noi partiamo vero, da Mirta, è questo vero. assunto, poi dobbiamo solo capire come organizzarci. È un tema organizzativo, non è più un tema di discussione, no? Professor Esatto. Crisanti? Ma guardi, sicuramente sono concordo. I dati dimostrano che è vero che dopo 6 mesi la protezione diminuisce per quello che concerne la protezione contro l'infezione, però abbiamo ancora un livello importante di protezione contro le complicazioni gravi della malattia, che è intorno al 70%. Però ecco, io non correrei il rischio di aspettare 3, 4 o altri 6 mesi, perché la durata della vaccinazione in ogni caso decresce col tempo, ma questo vale per Quindi tutti i insomma, vaccini. accelerare il Cioè, più prima facciamo la possibile. terza dose tutti Allora, e meglio è? Esatto. professor Crisanti, io la ringrazio perché so che Di lei nulla. ci deve lasciare e attenderemo con ansia e attenzione le decisioni del governo. Silvia Borrelli, volevo chiederti una cosa.